grazie ai consiglieri, specialmente per le stimolazioni sull'argomento che ha portato la consigliera Meglia. Io cercherò un po' di sintetizzare questa emergenza, diciamo, che stiamo vivendo e quello che noi abbiamo dovuto affrontare in questo mese. Parto da una considerazione, diciamo che il nostro impegno è stato rivolto su diversi fronti. Uno che è il fronte vero dell'emergenza calda. L'emergenza calda ospedaliera ha nomi, cognomi, amici, persone sconosciute che sappiamo cioè quando noi parliamo è questo. Cerchiamo di immaginare quello che è una persona in una condizione di estrema sofferenza che giunge in condizioni di non poter essere servito, curato come si deve. Perché nel dramma è questo, cioè si muore per mancanza di cura. E quindi mi scuso se non c'è, se non si è avuto il tempo della collaborazione, dell'intervento, ma è come se noi dovevamo intervenire su una casa che brucia. Prima spegniamo l'incendio e meglio sarà, poi è bene che gli interventi siano coordinati. È quello che ci dobbiamo dire con franchezza, lo dobbiamo dire con franchezza. L'assenza della politica degli ultimi anni ha lasciato le cose esattamente come erano, in era pre-Covid. Non c'è stato nulla, l'ospedale era ed era fino a oggi ancora come era prima dell'era pre-Covid. Non ci dobbiamo dimenticare l'assenza dei primariati, l'assenza del personale, le condizioni, ma che cosa ci ha insegnato la fase 1 del Covid? Zero. L'amministrazione della salute, la fase 1 è passata senza nessuna modifica, ma non solo nell'ospedale, ma anche nel territorio. E poi ci torniamo. Questa è stata la prima nostra grande preoccupazione che ci ha impegnato attraverso la comunicazione scritta al prefetto e al direttore, perché poi non devo insegnare io le competenze dell'ente territoriale, del comune e dell'amministrazione comunale, e le competenze dell'amministrazione della salute, che sono ben altre e sono in mano a ben altre persone. Ma noi abbiamo avuto l'esigenza di fare sentire c'è un'amministrazione, oggi c'è un'amministrazione, e abbiamo voluto provvedere a segnalare questo problema serio e grave, come diceva il sindaco di Samin, sia per iscritto sia durante le riunioni in presenza del prefetto, uno dell'assoluta necessità, dell'emergenza, che quelle persone meritavano rispetto, meritavano la possibilità di una cura, perché fino a oggi quello è soltanto, se uno vuole capire, è soltanto un posteggio di malati gravi a cui tu dai un filo di ossigeno quando ne hanno bisogno di litri, e qua Carmelo mi può dire meglio di me qual è la terapia dell'insufficienza respiratoria, in attesa 3-4 giorni di essere mandati nei centri Covid, e in attesa tante volte nei reparti ospedalieri insieme a malati non Covid, con assoluto rischio e pericolo di tutti gli ammalati del personale sanitario che più volte si è contagiato. Questa era la situazione grave. La fase 1 non ci ha insegnato nulla. Bene, siamo riusciti forse a comunicare questa nostra peculiarità, cioè di avere qua dei reparti vuoti, un reparto di rianimazione che funziona, e probabilmente io non so quanto abbiamo influito, ma questa è la decisione di questi giorni. Il nostro ospedale non sarà un ospedale esclusivamente Covid, sarà un ospedale misto, quindi con percorsi assolutamente diversi,
Chiaramente ora noi abbiamo fatto la nostra parte di dire che l'amministrazione aveva questo problema. Ora è competenza dell'amministrazione della salute e dell'assessorato della salute mettere in opera e rendere fruibile e dare rispetto a quelle persone e a quelle, speriamo mai, che ci saranno ancora. Ma come non c'è stato, non ha insegnato nulla negli ospedali, non ha insegnato nulla nel territorio. Perché ci siamo trovati di fronte, e in questo mese che ci siamo insediati, era quello di studiare il problema, perché poi c'è il problema che solleva della spazzatura, e poi c'è il problema di chi viene dimenticato a casa. Qual è il motivo? Ebbene, il motivo è che questo lo dico, non so se le faccio perdere tempo, mi interrompo, ma mi sono reso conto che... Sisto, le sta scherzando, lui no. Ci sta fornendo uno spaccato di illuminante, quindi anche ecco. No, ma mi sono reso conto che proprio la fase 1 non ci ha insegnato nulla. Cioè, ancora sento dire, ma chi se ne occupa, chi se ne deve occupare? Cioè, il perno centrale di tutta la responsabilità dell'ammalato è del medico curante. Il medico curante è vero che non può rivolgersi a casa nel sospetto o a casa del positivo, ma ha la possibilità di assistere, e non solo anche dal punto di vista psicologico, ma di assistere l'ammalato nelle sue necessità, e ha il compito di segnalare. Ma senza la segnalazione noi non abbiamo nulla, non abbiamo servizi e non abbiamo assistenza. Perché ha il compito di segnalare all'ufficio di prevenzione la presenza del caso positivo o del sospetto, e ha il compito di segnalare all'USCA la necessità del tampone, e ha anche, noi abbiamo subito ora un indirizzo mail per segnalarcelo direttamente. Perché? Perché uno dei motivi del ritardo, diciamo, dell'accumulo della spazzatura era proprio questo giro e circuito per cui il medico doveva segnalare all'ufficio di prevenzione, l'ufficio di prevenzione doveva restituire agli uffici comunali, nella fattispecie ai vigili urbani, gli elenchi per poi andare a raccogliere i rifiuti speciali a casa di una ditta che non è nelle dipendenze dell'amministrazione, è una ditta dell'ASP. Quindi immaginate che giro che c'è. Il medico all'ASP, l'ASP che alla ditta informa noi, e noi poi dobbiamo informare la ditta dei rifiuti speciali e seguirla nel loro percorso. Bene, questo era un percorso lungo, lunghissimo, portava non meno di 7-10 giorni con le persone a casa con la spazzatura. Quando abbiamo capito questo, abbiamo chiesto ai medici curanti di segnalare per le competenze, epidemiologiche, per le competenze mediche, direttamente ai loro indirizzi, ma abbiamo chiesto, tramite il distretto, di segnalare a noi le persone positive, in maniera tale da avere un riscontro più diretto. Purtroppo, un po' anche per l'aumento, delle segnalazioni, se avete visto, dal 31 ottobre all'ultimo comunicato, i malati, sia i positivi che i contatti fiduciari, sono assolutamente raddoppiati. Per questo ha fatto cenno il sindaco a questa comunicazione che abbiamo fatto alla direzione generale, proprio per incentivare il servizio, che è l'altra causa del ritardo nel ritiro dei rifiuti. Ma conoscere queste dinamiche è fondamentale per dare le giuste informazioni. A tale proposito vi annuncio che abbiamo istituito un numero a livello sempre del comando di polizia municipale. Se non risponde nessuno. No, è stato istituito da poco. Sì, ho capito, ma non, questo numero è un numero che faranno riferimento per 12 ore. Guardi, io mi scusi, però mi deve fare finire.
Allora, questo numero che diffonderemo, mi dispiace magari ora se lo dite, perché la memoria mi può ingannare. E poi un altro punto che per noi, sempre pensando a quei malati, un altro punto che ci è stato molto a cuore è la comunicazione dei dati. Perché la comunicazione dei dati non è una comunicazione che serve solo a dire quanti malati ho, che positivi ho. La comunicazione dei dati ha ben altra importanza, perché il riconoscimento dei malati e dei contatti è fondamentale per non arrivare a quel numero in ospedale. Questa è stata anche la nostra preoccupazione, motivo per cui abbiamo chiesto alla direzione sanitaria, proprio in occasione di quell'incontro col prefetto, un potenziamento dell'ufficio di prevenzione e un potenziamento dell'ufficio dell'USCA, che devo dire sono le persone più encomiabili, dei giovani che lavorano in condizioni. Cioè, tenete presente che la manovra dell'esecuzione del tampone è una delle più rischiose e pericolose. A queste persone dobbiamo soltanto dire grazie, grazie di cuore. A queste persone hanno anche il compito non solo della vigilanza ma dell'assistenza a casa del malato. Queste persone mi hanno chiesto un'assistenza amministrativa per poter rendere più celeri i tamponi. Non ho avuto risposta da parte del distretto per un'assistenza amministrativa. Siamo rimasti in epoca pre-Covid, gli uffici del distretto sono tali e quali, non abbiamo imparato nulla di quella lezione. Poi c'era un'altra domanda che forse ora dimentico. È l'aspetto delle scuole di cui vi parlerà ora l'assessore Buttato, per quello che abbiamo fatto, che ci sta tantissimo a cuore. Lei ora racconterà un po' l'esperienza, perché anche lì ci siamo resi conto che non esiste. Cioè, allora, la scuola è strutturata con dei referenti, poi lei ve lo spiegherà, ma in sostanza noi ci prendiamo responsabilità che sono dell'amministrazione della salute. Noi amministrazione ci prendiamo responsabilità che sono dell'ASPRO, della prevenzione e del distretto, ma ce le prendiamo volentieri quando abbiamo capito che questo sistema di monitoraggio non funziona. Lo dobbiamo dire con franchezza, non funziona. Perché sapete come funziona il sistema di monitoraggio dell'ospedale? È un ufficio dove prendono le segnalazioni dei medici, raccolgono i provvedimenti di isolamento obbligatorio per i malati e fiduciario per i contatti e ce li passano a noi per fare l'elenco. Chiaro? Quando mi chiedete, o i genitori mi chiedono, ma che c'è in questa scuola o in quell'altro, dovrebbe rispondere l'amministrazione della salute, non l'amministrazione comunale. E noi ce lo siamo presi volentieri questo incarico, perché non l'abbandoniamo la scuola a se stesso. E noi lo continueremo a prendere nonostante ci minacciano di invadere il campo. Perché la scuola purtroppo non è un'isola che è avulsa dalla realtà che ci circonda. La realtà che ci circonda è un continuo crescere di infezioni e di contagio. È sotto gli occhi di tutti questa esperienza. Bene, penso che di avere detto tutto. Ah, ecco, un'altra cosa che abbiamo sollecitato, proprio perché il sistema, diciamo, di monitoraggio funziona con molta lentezza, essendoci una sola unità, e per quanto li possiamo ringraziare, abbiamo accettato la proposta, come dire, l'abbiamo colta al volo, così come hanno fatto alla Fiera del Mediterraneo, che è un progetto un po' passato di uno screening, diciamo, nella popolazione, che veramente serve relativamente oramai in una fase in cui, come dire, il polso della malattia è molto alto. Però l'abbiamo voluta comunque fare
perché è un modo per poter controllare l'andamento, diciamo, dell'inversione delle scuole. E quindi ci hanno dato oggi comunicazione con certezza che l'amministrazione sempre della salute porterà gli operatori a Termini Imerese sabato e domenica, e noi abbiamo affrontato in tutta fretta e furia la comunicazione alle scuole e l'organizzazione nel vecchio mercato ittico. Si prevederà un drive-in, diciamo, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie, cioè degli istituti superiori, e personale docente, alunni e famiglie delle scuole superiori. Non sappiamo quello che sarà l'affluenza e l'adesione, però ci sembrava doveroso poter avere un minimo di informazioni. Non siamo in grado di avere informazioni dall'amministrazione della salute.